Ciao, io sono Mariangela e sono una comunicatrice scientifica delle nuvole. Beh, oggi tocca a me e avevo pensato di realizzare un piccolo esperimento per indagare il comportamento delle fiamme in presenza di due gas molto famosi. I gas in questione sono implicati nella nostra respirazione, sono presenti nell'atmosfera e sono anidride carbonica e ossigeno. Per fare questo esperimento mi serve realizzare questi produrre questi due gas e lo farò attraverso delle piccole reazioni chimiche. Per produrre anidride carbonica mi serve aceto e bicarbonato, per produrre ossigeno invece candeggina e acqua ossigenata. Vado ad accendere un piccolo bastoncino di legno, faccio in modo che ci sia la fiamma, eccola qui, e la avvicino ad un beaker che contiene aceto, a cui vado ad aggiungere un po' di bicarbonato. La schiuma che si forma altro non è che l'anidride carbonica che si sta formando. Vado ad avvicinare la fiamma e vedo che la fiamma si spegne. Questo perché l'anidride carbonica tende a soffocare le fiamme. Infatti, la maggior parte degli estintori sono proprio ad anidride carbonica. Che cosa succede se però adesso avvicino il bastoncino con la fiamma ormai spenta, ma con la brace ancora accesa, alla candeggina a cui vado ad aggiungere acqua ossigenata? Anche qui quello che vedo è la produzione di una schiuma che altro non è che l'ossigeno che si sta formando. Se avvicino il bastoncino all'ossigeno, la fiamma si riaccende. Questo perché l'ossigeno è un comburente ed è quindi una sostanza che alimenta le fiamme. Ora, se volete riprodurre questo esperimento a casa, chiedete l'autorizzazione e la collaborazione degli adulti. Detto questo, io vi saluto, alla prossima. Ciao!